Se vuoi conoscere Gesù, ascoltalo. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Prendiamo in mano anche oggi la parola di Dio che illumina i nostri passi e accogliamo il Vangelo che la liturgia ci propone. Luca 8, 19, 21. E andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Amen. Carissimi amici, tre versetti oggi accompagnano la nostra giornata, una giornata probabilmente molto intensa, forse molto stressata, con tanta ansia di attività, di corse da fare, e noi diciamo: com'è possibile che tre versetti ci possano venire in aiuto, incontro? In realtà riassumono una condizione essenziale del discepolo, essenziale del cristiano. Troviamo questo episodio in cui la madre e i fratelli di Gesù, quindi i parenti, vanno da lui e vogliono avvicinarsi. Gli dicono dalla folla: ecco, tua madre e i tuoi fratelli vogliono vederti. Gesù coglie questa occasione. L'Evangelista Luca lo mette, perché è importante. Sono importanti le parole di Gesù circa i parenti. Noi sappiamo che Gesù è il figlio di Dio. Gesù si è fatto carne, ha scelto una donna di nome Maria di Nazaret, un padre putativo Giuseppe, ma qui sulla terra ha voluto esprimere questa riflessione: chi sono i miei fratelli? Chi è mia madre? Sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Gesù sta dicendo: la relazione più stretta che una persona può avere con un altro, che è quella di sangue, perché io vengo geneticamente da mia madre, mio padre. Questa è una relazione che non la posso costruire mentalmente, psicologicamente, ma è fisica, è concreta. E Gesù dice: noi possiamo avere questa relazione con Dio, con Gesù stesso, nella misura in cui ascoltiamo la sua parola. Che bello! Significa che conoscere Cristo è fattibile, è realizzabile, è possibile esclusivamente attraverso la sua parola, quindi un ascolto e poi una messa in pratica. Cioè non solo: sì, ok, buon pastore, tu hai parlato, adesso metto in pratica ciò che tu mi hai detto. Ecco che allora scopriamo oggi che per camminare con Gesù e per conoscerlo sempre di più abbiamo bisogno di ascoltarlo. In questo ascolto chiaramente è coinvolto il nostro cuore, un cuore che decide di avere fiducia. Quante volte noi ascoltiamo nella nostra vita, a casa, a scuola, nel lavoro, quando andiamo a fare la spesa, ascoltiamo le persone che parlano, ma quante volte crediamo, abbiamo fiducia in ciò che ci stanno dicendo? Questo è importante, questo è il fatto più forte nei confronti di Dio. Non basta sentire, ascoltare, credici, abbi fiducia di ciò che ti sta dicendo, mettilo in pratica e sarai benedetto e incontrerai Cristo. Ecco, sarai un parente suo, avrai una relazione stretta. Chiediamo allo Spirito Santo che ci guidi nella parola di Gesù. Chiediamo allo Spirito Santo di essere trascinati, travolti da questa parola
che si fa carne, da questa parola che mi dà vita. E insieme gli diciamo: vieni Spirito Santo, vieni nel mio cuore in questo giorno. Ho bisogno di te, ho bisogno di incontrare Gesù. Spirito Santo, rinnova la mia adesione a Cristo, rinnova il mio slancio di fede nell'ascoltare la sua parola, nel credere a tutto ciò che mi ha promesso. Spirito Santo, entra oggi in me e fa di me come Maria una persona che ascolta e che dice: eccomi, voglio essere il servo del Signore. Si compie in me questa parola. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, cari amici, vedete questi tre versetti quanto ci hanno dato oggi, quale frutto, quale ricchezza. Ecco perché lo slogan che ho scritto per voi oggi è: se vuoi conoscere Gesù, ascoltalo. Più lo ascoltiamo, più lo incontriamo, lo conosciamo e diventiamo parenti, parenti stretti, e possiamo annunciarlo agli altri con grande gioia. Ecco l'invito che vi faccio questo venerdì all'ultima serata di questo bellissimo percorso chiamato La Storia della Salvezza, dove vediamo come tante persone hanno incontrato Dio, lo hanno ascoltato e hanno sperimentato il dono del suo regno, della sua presenza, nell'attesa della sua venuta. Iscrivetevi sul nostro sito web. Grazie, cari amici, per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Questa meravigliosa opera, questa parola di Dio, è piena della storia dell'uomo, è piena di tantissime esperienze dove Dio ha sempre l'iniziativa, propone sempre un'alleanza verso il suo popolo eletto, ma dove il popolo eletto spesso pecca di infedeltà, cade. Ma Dio manda profeti e manda sempre un rinnovo della sua alleanza. Dio non ci abbandona mai, e anche se noi cadiamo, siamo infedeli, Dio mantiene la sua promessa.